Fiorenzuola d'Arda, via Parri numero 9. Siamo in un contesto totalmente residenziale con costruzioni recenti. Siamo proprio di fianco a quello che è il centro commerciale I Cappuccini. Qui, in via Parri numero 9, abbiamo un appartamento posto al primo piano di una struttura che ha anche l'ascensore, quindi dal garage porta proprio al pianerottolo di casa, un appartamento con ben 3 camere da letto, 3 ripostili, un salone enorme di cui una parte insonorizzata, una loggia e 2 grandi balconi. La chicca di tutto è che la camera padronale ha inserito in sé sia il bagno che il guardaroba, ma è da vedere. Seguitemi, entriamo in casa. Nove appartamenti, 2 rampe di scale. Solo tu. C'era solo una rampa di scale, siamo al primo piano, solo tu puoi prendermi l'ascensore. Vabbè, venite, prego, avanti. Eccoci qua. Come vi ho detto prima, via Parri numero 9 a Fiorenzuola, in una zona residenzialissima. Io ho veramente poco da dire su questo appartamento, perché in realtà l'appartamento parla da sé. Basta guardarsi un attimo intorno per avere già una prima impressione di quanto sia spazioso questo atrio. Atrio, soggiorno, salone, doppio piano. Tenete presente che in precedenza questo appartamento è stato abitato da una signora che suonava il pianoforte, per cui tutta quest'area è stata insonorizzata. Questo è uno dei 2 balconi. Come vedete siamo a Fiorenzuola, vi dicevo prima, una zona assolutamente residenziale, ma l'avete un po' visto già dalle immagini precedenti. Tutte zone costruite massimo 20 anni fa, quindi siamo in presenza di un'edilizia residenziale giovane, recente. Finestrature in legno con doppio vetro, tutte dotate di zanzariera. Abbiamo anche 2 proprietari di casa canini che sono stati debitamente chiusi nella loggia. Quindi, questa è la loggia, per cui dal salone si ha accesso, oltre che al balcone, anche alla loggia. Attraverso questa elegante porta scorrevole, i cui colori si sposano perfettamente con il resto dell'ambiente, accediamo alla cucina. Una cucina abitabilissima. In questo caso siamo in presenza di una famiglia di 5 persone e 5 persone qui ci stanno comodamente. Abbiamo qua il vano caldaia, ve lo mostro perché è importante vedere, la caldaia è stata sostituita l'anno scorso. Adesso andiamo nella parte, nel cuore della casa. Attraverso questo disimpegno, fatto ad arte, si aprono ben 3 camere da letto e 2 bagni, oltre che 3 ripostigli. Questa è la prima delle camere. Anche questa affaccio su zona residenziale, nessun condominio attaccato, quindi ampio spazio per poter, insomma, avere la propria privacy. Qui abbiamo il primo dei 2 bagni, questo diciamo è il bagno familiare, quello collettivo, perché vedrete dopo che abbiamo un bagno dedicato alla camera da letto padronale. Ah, aspetta, torna qua, vieni a vedere cosa abbiamo. Beh, qui abbiamo una chicca, sembrerebbe uno specchio, in realtà è uno specchio, però nasconde quella che è. Ce l'ho, il mio solito stanzino degli orrori, avete presente? Ecco. Beh, qui è più elegantemente detto camera del bucato. Quindi vasca idromassaggio, tutti termoarredi. Abbiamo un primo ripostiglio, che come giustamente è un ripostiglio, quindi ci si ripongono cose. Abbiamo anche il quadro elettrico all'interno. Abbiamo
abbiamo l'altra camera da letto, la seconda. Questa camera, seppur un pochino più penalizzata rispetto a quella che abbiamo visto prima come metratura, però ha l'impagabile uscita anch'essa sul balcone. Il balcone gemello a quello del salone. E adesso entriamo nella camera padronale con guardaroba, privato e bagno. Non prima però di avervi fatto vedere l'altro sgabuzzino. Voilà, o ripostiglio, che dir si voglia, o mio stanzino degli orrori, a seconda di... Lo sapete, se mi seguite abitualmente sapete che io mi esprimo così. Ecco qui la camera padronale. Allora, camera padronale, qui sulla sinistra abbiamo il guardaroba, che poi magari vediamo in uscita, però io l'attenzione la voglio porre subitissimo sul bagno privato, con questa doccia multifunzione. Camera da letto con parquet in legno lucidato, parquet in legno massello lucidato, e qui abbiamo la stanza guardaroba. È un po' buia in questo momento, abbiamo una luce un po' psichedelica, comunque ecco, la capienza è proprio quella di un armadio standard, quindi un armadio da 60 cm. Ecco qua. Bene, abbiamo visto quella che è la proposta qui in via Parri numero 9. Sono Ercolani Rosella, il mio numero di telefono è 351-732-4868 e la mia mail è reercolani@remax.it. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi.